è festa grande nel feudo nostro. Io, maestro di fiera, in anno 15° del regno aragonese, et onore e reverenzia del nostro pontefice Callisto III, con l'ausilio dello Domine Dio Onnipotente e de San Giovanni Battista, protettore e difensore dello nostro popolo, accogliamo con gloria e fedeltà il re Alfonso V d'Aragona, il magnanimo, che dal regno di Napoli oggi qui è advenuto. Famiglia di Cola d'Alagno, signore delle nostre terre e dello popolo nostro, devota e onorata, porge reverenzia a Sua Maestà Alfonso V d'Aragona e rinnova i loro voti di fedeltà assoluta e ringrazia Domine Dio per un giorno così fausto e tanto atteso. La vostra legale presenza inorgoglisce le nostre genti e rinsalda in loro la devozione ai colori d'Aragona. Io, Alfonso V d'Aragona, rendo omaggio alla tua bellezza, dolce Lucrezia, e ti offro in dono questo monile. Con lo stesso profondo affetto con cui il tuo cuore ha pervaso il mio. Oggi, in questa meravigliosa piazza, si terrà il Palio dei Casali, in onore dei signori d'Aragna e per amore della mia dolce Lucrezia e per la gioia anche di tutti voi. Buon divertimento. Alla presenza dello re Alfonso V d'Aragona e di Madonna Lucrezia d'Alagno, accogliamo gli sfidanti del Palio dei Casali. Misericordie di pace che ama il suo popolo, lo accompagna e sostiene. Il Dio della vita sia con tutti voi. Siamo chiamati a rendere lode al Padre per mezzo di Cristo, nel quale ci ha dato ogni bene. Egli ha riversato su di noi, i suoi figli, la ricchezza della sua grazia e di ogni benedizione, liberandoci dal peccato e da ogni male. Egli ci ha manifestato il suo amore infinito. Riconosciamo il dono di Dio in Cristo, datore di ogni bene e mediatore di ogni grazia, e disponiamo i nostri cuori a compiere sempre la sua volontà. O Padre, guarda con amore questi tuoi figli
desiderosi di crescere alla scuola del Vangelo. Visita i loro cuori, illumina le loro menti, sostieni le loro scelte, perché anche attraverso la cultura e i costumi siano portatori della tua benevolenza. Questi casali, queste radici, queste usanze siano il segno visibile di una autentica concordia. Queste tradizioni spronino la comunità ecclesiale e il tessuto civile a un rinnovato fervore che promuova una crescita integrale radicata nel Vangelo. La festa odierna spinga ciascuno a non chiudersi mai nei propri egoismi. L'invito che tutti i nostri cari concittadini già dalla settimana prossima a pensare per la prossima edizione di questa bellissima manifestazione. Quindi io auguro a tutti una buona festa, ringrazio Don Emilio che è sempre disponibile, sempre accanto a noi, e un ringraziamento va alle forze dell'ordine, ai vigili, ai carabinieri, alla protezione civile e a tutti voi. Grazie alle associazioni che hanno contribuito per far sì che questo potesse accadere. Grazie mille. Grazie mille Sindaco, facciamo un applauso. La Quintana 2023 indetta da Alfonso V d'Aragona in onore di Madonna Lucrezia è il casale Sasso con 60 punti. Vince la Quintana il casale Sasso abbinato al cavaliere Lipizzano. Facciamogli un applauso. Il cencio di quest'anno è stato realizzato dall'artista Lina D'Avanzo. Lina D'Avanzo ha realizzato il cencio artistico 2023. Vince Sasso con 60 punti. I cavalli possono uscire.
Magari consegna la targa Madonna Lucrezia. Grazie a voi, bravissimi. Thank you.
riceviamo l'augusta ospite con tripudio e ardente entusiasmo popolare, con la benedizione di Dio Onnipotente e del nostro pastore San Giovanni Battista, ci inchiniamo a Sua Maestà Alfonso V d'Aragona, sovrano di Sicilia e di tutto il Regno di Napoli, e rendiamo omaggio tra le Madonne del Regno. Alla casata aragonese. Ieri l'altro si è tenuto la disfida del padre del Casali, che voi avete organizzato per amor mio, e sono grata del vostro prezioso dono, un monile d'oro che porterò per sempre con me, con dignità e orgoglio. Madonne e le sedi, popolo tutto di questa contrada, io vi sono grato per l'accoglienza a me riservata e per la benevolenza di tutti voi. Oggi la mia gioia si può manifestare in un modo eterno, perché è eterno l'amore che io provo per Donna Lucrezia. Questa contrada da oggi sarà sotto la protezione del cavaliere vincitore del Palio. E c'è tanto entusiasmo, c'è tanta gioia nel mio cuore, e vi assicuro che questa gioia mi rimarrà fino a quando i miei piedi calpesteranno questa terra. E spero con tutto il cuore che questo stesso profondo affetto sia reciproco, condiviso. Ed è per questo che io questa sera vi invito tutti a gioire. Gioite! Fate festa! Salutiamo con un applauso i pistolieri di Monte Castello. Al mio tre l'applauso deve essere proprio incredibile, devastante.